direi di partire subito con la lista. Allora, io gioco a chiaramente 3 per Marta, nuova carta uscita in pote. È fortissima perché praticamente voi attivate l'effetto da mano e tutto sempre dalla mano lei si speciala e speciala anche Alice dal mazzo. Questo effetto può partire solo e unicamente se o non avete mostri sul campo o avete soltanto degli Xyz. L'unico problema è che poi vi locca in Ezo Sister, ma almeno nella mia lista non è un problema perché gioco praticamente solo Ezo Sister. Poi la seconda è Alice, quella che va specialata con Marta. Lei fa Dexender, si speciala quando conta le uova mostre Ezo Sister. Poi abbiamo Stella, che è la gemella di Alice. Una volta per turno, Stella può specialare da mano una mostra Ezo Sister. Poi gioco due perle di Sofia. Lei praticamente pesca uno, se conta un altro mostro Ezo Sister, pescate una carta, quindi bene. C'è chi la gioca a tre, io sinceramente preferisco giocarla a due, più che altro perché la sua gemella, che appunto è Irene, la gioco a due e quindi preferisco giocare le sorelle accoppiate per una carta che poi andiamo a vedere dopo. Irene è un effetto abbastanza trascurabile perché mischia una carta Ezo Sister da mano e pesca una carta. Difficilmente vi sarà utile perché le carte Ezo Sister le dovrete vedere più o meno tutte, quindi non è sempre una cosa positiva andare a togliere una carta di archetipo per pescarne una generica. La cosa che hanno tutte in comune i mostri Ezo Sister è che praticamente quando l'avversario sposta una carta dal cimitero, la rimescola, la evoca, la aggiunge alla mano o la banna anche, loro vanno a fare Xyz su loro stesse, cioè da sola, tipo questa carta qua, lui attiva effetto, sposta carta, si triggera dopo il suo effetto e da sola potete metterci sopra un mostro Xyz Ezo Sister. Lei è più forte perché praticamente non soltanto quando l'avversario sposta, ma anche quando noi spostiamo, quindi per dire se fate corvo, se fate colled, lei triggerà comunque il suo effetto. Questa è una cosa da ricordare perché è abbastanza importante. Dal reparto magie Ezo Sister, giochiamo questa che è il cerchino, lei cerca mostri, cerca magie, cerca trappole. Ha un altro effetto abbastanza interessante, chiaramente oltre ad essere rapida, quindi essere giocata anche nel turno dell'avversario, che se noi controlliamo oppure abbiamo nel cimitero la gemella, possiamo anche invocarla specialmente. Poi gioco Armenta 2x, questa carta molti vedo che la giocano uno, qualcuno non la gioca proprio, però secondo me è molto forte perché va a fare Xyz su una carta Ezo Sister, su mostro Ezo Sister, anche un altro Xyz, se l'importante è che sia con un nome diverso. Rapido, quindi anche nel turno dell'avversario, cioè schippate il turno solo con un mostro sul terreno perché è andato male. Avete questa carta, tocca a lui, magari gioca Tyranalarmes che adesso è molto in meta. Fate questa carta, mettete l'Xyz quello che locca al cimitero e lui praticamente deve skippare il turno. Un'altra carta che molti non giocano, ma a me invece piace molto, è questa qua. Praticamente ha un sacco di effetti, la gente non li conosce nemmeno. Allora, il primo dice che i mostri Ezo Sister non possono essere targettati dai mostri rievocati dal cimitero. Questa cosa a volte è trascurabile, a volte meno, dipende chiaramente dal mazzo che ha l'avversario. Ma come detto prima, adesso che gira sempre Tyranalarmes, Kaleidoarth che ritorna dal cimitero dello stesso effetto e poi shuffla una vostra carta, non può targettare il mostro Ezo Sister perché c'è questa carta qua. Il secondo effetto che ha è che quando fate Xyz, Ezo Sister chiaramente, dichiarate il nome di una carta e gli effetti di quella carta attivati e che verranno attivati sono annullati. Molto bene per togliere delle carte problematiche come capita a volte con Skill Drain, che è difficile da outare e dà un sacco di problemi. Voi semplicemente fate un Xyz, dichiarate il nome di Skill Drain e quella carta non funziona più, siete liberi di giocare. Per il reparto trappole, gioco 3x di questa. Questa qua è, penso, forse la trappola più forte che c'è in questo mazzo. Praticamente porta due sorelle dal mazzo sul terreno, così in maniera molto molto gratuita, che è fortissimo, perché se la fate in chain magari a qualcosa che sta per spostare dal cimitero, loro triggerano entrambi i loro effetti. Quindi fate due Xyz gratis, oppure se siete messi male anche nel vostro turno, la girate, portate due mostri e fate un Xyz con cui potete tranquillamente poi ripartire. L'Xyz quello che ha da mostro gli date poi lei, e quindi fate il secondo Xyz, potete portare magnifica. Poi 2x, gioco questa, anche questa uscita in pote, è davvero molto forte perché rimuove carta generica da terreno, e poi in base alla situazione corrente anche altri effetti, ossia se avete mostri sul terreno per fare Xyz, potete fare un Xyz anche nel turno dell'avversario. Una cosa che vedo molti sbagliare non è semplicemente metto un Xyz su un mostro di sua sorella o su un altro mostro
X-Is, dovete avere i materiali effettivi per farli, cioè se volete fare questa carta qua dovete effettivamente avere due mostre di livello 4 sul terreno, non potete inventarvelo. Oppure se invece avete già fatto X-Is questo turno potete bannare una seconda carta e questa cosa anche è molto forte. Il primo effetto banna anche da cimitero, da target, ma banna anche da cimitero, mentre il secondo effetto non da target, però banna solo da terreno. Questa cosa anche importante da ricordare. Poi invece altre carte staple, generiche da giocare, Entrap, 3x di Shifter, è fortissimo in questo mazzo. Perché il mazzo non ha recovery 0, le carte che vanno al cimitero vengono completamente cancellate dall'esistenza, e quindi tanto vale rimuoverle a noi, rimuovere l'avversario. Fa malissimo contro certi mazzi, lo tirate per skippare il turno. Poi Entrap molto generiche, beh, Ashe che non serve dire che cosa fa, Corvo che tanto è un'altra cosa che rimuove, che triggera sempre Marta e che fa male contro tanti mazzi, Splite che resta con l'elfo, Tyranitar fa male a qualsiasi cosa, Perma perché va bene, quindi è sempre importante. Poi un po' di cose per togliere da Backrow, perché appunto ci fa molto molto male, e quindi due tifoni e uno spolverino. Perché non gioco altre carte che tolgono la Backrow, come magari il ciclone o i turbini gemelli? Perché semplicemente è vero, tipo i turbini, spaccare due carte è forte, però non ci possiamo permettere di scartare. Non è un mazzo che ha carte da buttare via, le carte che buttiamo effettivamente le perdiamo e a noi ci serve tutto. Non possiamo pagare 1000 life point. Perché mi sono dimenticato di dire che in questo mazzo tutte le magie e tutte le trappole hanno come costo di attivazione di pagare 800 life point. E di conseguenza pagare quei 1000 life point per bandire una carta dal terreno non va bene, non ci piace, sono troppi e quindi rischiamo poi di perdere appunto per life point. Altre carte generiche che gioco, una spaccatura dimensionale fa vincere game, l'appoggiare sul terreno contro alcuni mazzi letteralmente vincete. Mi è capitato sempre contro un Tyranitar. Lui era in vantaggio carte, era in vantaggio life point. Pesco questa, l'appoggio sul tavolino e mi concede la partita perché non avevo modo di toglierla, e quindi prima o poi sarà andato io in vantaggio carte perché lui era obbligato a rimanere con quello che aveva. Colled, che va bene, è una mono, ma non la pescate, tutte queste cose qua. Però qui non soltanto ha il vantaggio di poter togliere tipo Ashe, Veiler, queste cose qua che comunque danno fastidio, trigger appunto anche sempre Marta. E quindi se proprio vi rimane solo lei sul terreno, non sapete cosa fare, non sapete come fare X-Is, fate un Colled da caso se l'avete pescato, togliete un mostro all'avversario, triggerate Marta e fate il vostro X-Is che vi serve. L'ultima carta invece ho messo Tempio di Re, anche questa mono. Se la pescate non fa schifo, comunque è carina da vedere. Potete attivare una trappola nel turno in cui la settate. Può tornare comodo se magari siete messi male. L'extra deck invece è quasi tutto interamente di archetipo. 3x di Nicalis, lei è letteralmente la carta che tendenzialmente farete sempre, perché ha da magia trappola di archetipo, chiaramente, e quindi potete prendere un po' quello che vi serve, in base a se dovete evocare più mostri, se dovete magari bannare delle carte dal terreno. In più ha anche l'effetto di bannare una carta rapido, solo nel turno in cui viene evocata, questo però. Da target, ma anche in questo caso banna sia terreno che cimitero, quindi comunque non fa schifo, anzi è veramente forte. È un effetto che, piuttosto che sprecarlo, se non vi serve niente, tiratelo su una carta a caso, è meglio sempre usarlo. Gioco 2x di Caspitel. Caspitel ha da mostro. Lei su summon potete impedire che in questo turno i mostri vengano evocati dal cimitero, contro alcuni mazzi potrebbe essere anche questa una carta fortissima, ad esempio Mathmech, che se gli bloccate le evocazioni dal cimitero potrebbe essere molto un problema per quel deck. Poi gioco 2x di Azophiel. Azophiel è la carta che ultimamente sta facendo un po' più il terrore, perché praticamente è un dweller nel turno in cui viene evocata, non permette di attivare effetti dal cimitero. Questa cosa fa male a Tyranitar e quindi la gioco. Anche l'effetto di staccare uno per rimbalzare carta non è rapido, quindi è un po' così, però a volte torna utile, si usa anche quello lì. Gioco 2x di Djibrin. Djibrin ha l'effetto rapido sempre nel turno in cui viene evocata di fare impermanence. Stacco un materiale, tutti i mostri X-Is guadagnano 800 punti di attacco, anche quelli che verranno evocati dopo l'attivazione dell'effetto per il resto del turno. È carina come cosa, torna utile per fare OTK, perché se riuscite a portare tipo lei e altri due X-Is Exo Sister, potete poi portare Magnifica, che è il boss monster del deck. È fortissima, attacca due volte, banna uno rapido senza dare target, solo da terreno. E poi ha un altro effetto che praticamente vi dice che se avete questa carta sul terreno con un materiale, nel momento in cui l'avversario attiva un effetto, voi potete mandare il materiale che ha sotto nell'extra deck e poi evocarlo X-Is sopra questa carta. Questo effetto non è una volta per turno, non è una volta per catena. Se vi tirano 3 in permanenza, questo effetto comunque risolve. Ed è molto forte perché, ad esempio, se avete sotto magari quella che blocca, che ne so, le evocazioni, sapete che il vostro avversario vuole evocare qualcosa, fate effetto.
questa torna nell'extra deck, le si rimette sopra, tutto nello stesso effetto, quindi non è che perdete timing. Si trigger poi il suo effetto e quindi chiaramente l'avversario non può più evocare niente dal cimitero. Le ultime quattro carte che ho messo nell'extra deck sono molto generiche, giusto per occupare gli slot. Ho messo un Dugarest, che è boh, il fatto che resti qualcosa, che duplichi l'attacco, che faccia pescare. Si sa mai, può tornare utile. Meglio averlo che non averlo, piuttosto che lasciare gli slot liberi. Baguska fa schifo come carta, è disgustoso, però se proprio va male la partita lo evocate, lo mettete in difesa e camperate finché non trovate qualcosa di meglio. Drago Tornado, anche carino, spacca rapido una magia trappola, va bene, può tornare utile, io non l'ho ancora mai evocato. L'ultimo invece è Zeus, perché Zeus niente, fa attaccate, piuttosto che lasciare magari un mostro inutile, che ne so, avete soltanto questa qua in campo. Piuttosto che lasciare un 1400 in attacco così che guarda l'avversario, attaccate, ci mettete Zeus sopra. Zeus è sicuramente molto più forte, tutti sanno cosa fa. Stacca due, pulisce il campo, va bene. Attenzione contro alcuni mazzi tipo Tyranids, perché è più positivo per loro che per voi. Però comunque è sempre forte, un 3000 è qualcosa in campo fa. Per la side invece, beh, quella sicuramente è sempre molto soggettiva in base al local che giocate o dove volete giocare. Per ora l'ho buildata così. 3 Dark Ruler, fa sempre comodo, mettete, spegnete Warden, potete giocare più tranquillamente. 3 di Barrier, di Barrier in questo meta è fortissima, fate tirate fusione, tanti mazzi skippano il turno, anche per quelli sincro, Xyz contro Splite, e quindi fa sempre bene. 3 Nibiru, ci sono tanti mazzi combo che fanno tante di quelle summon che potrebbero dare fastidio, Splite se magari riuscite anche a tirare una perma su Giganti così non vi locca in rank 2 livelli 2. Quindi potresti prendere tranquillamente Nibiru. Se Nibiru non vi piace, potete giocare Ivelli, che non sono esattamente la stessa cosa, però l'obiettivo è pulire il campo o comunque forzare dei negate. Le altre 6 carte di side, messo qualcosa a caso, non le ho ancora utilizzate, però comunque 3 strike, non abbiamo negate nel mazzo, quindi se per qualche motivo vediamo che perdiamo troppo, lo mettiamo. 3 perde dei kaiju, mi manca un Gadarla, vabbè, ho messo un Gamessir perché mi stava simpatico. Un Gadarla piuttosto che Gamessir semplicemente perché damage al Neflanderiz, quindi la statua barriera vento non mi piace. L'unico mostro con cui posso andarci sopra è Marta perché ha 1600 di attacco, però chiaramente normalandola se poi lui ha anche la terreno o quello che è, comunque inizia a summonare, ve la shuffla, è un problema, quindi kaiju su questo barriere vento e va bene. Ma detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video. Se avete comunque delle domande o delle idee da proporre, penso che vada bene scriverle nei commenti, che non dia fastidio a nessuno. E vi risponderò Umba anch'io perché tanto guardo tutti i suoi video, quindi va bene. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Siamo qua in compagnia di Zach, Ciao. un nuovo player di Yugi che ha cominciato da un'annetta a giocare. E siamo qua con il suo mazzone Exor Sister, best deck, top 8 al local di 8. Ovvio. Non vi spiegherà tutto carta per carta perché diciamo, ripetiamo le stesse cose 50 volte, quindi vai pure. Allora, per il main deck gioco ovviamente 3 Marte, perché è la carta più forte del main deck. È lo starter più forte, per forza 3, è molto costosa, però meno di 3 non si può fare e fa stastare tutte le combo. Poi 3 per di stella, perché anche lei è fortissima. Sempre di combo, si deve tirare sempre. Oltre a Alice, è importantissima di main, anche lei ha 3 per forza, non costa niente. 3 per di Alice. Non tanto per l'effetto che entra special, ma più che altro perché è target di Marta, l'unico target di special, quindi per forza 3, perché essendo che Marta è l'unica risorsa fortissima del mazzo e l'unica ripartenza, Alice se la finiamo è un casino, quindi per forza 3, anche questo. 2 Sofia e 2 Irene. Di solito in questa parte si va a fare 3 Sofia e 1 Irene, però io ho deciso di fare 2 Sofia e 2 Irene per una questione di target, sia della trappola Vadis, sia più che altro anche perché gioco alcune carte di main che mi danno l'opportunità di poter riciclare Sofia e anche Irene, quindi è meglio così per me. Finita l'Exo Sister, gioco Unico Extender, il Magus della Fiamma, 3x. Perché anche questo come stella è fortissimo, speciale da mano e ci dà anche la possibilità di entrare in giocate sincro. Non è tanto banale perché se ti tira un barriera dimensionale può essere anche un'unica salvezza. Di Entrap ne gioco abbastanza, gioco due Ogre, tre Corvi perché in questo meta è fortissimo e trigger a Marta, quindi è fortissimo, e due Veiler. Qui si dovrebbe mettere Ashe al posto di Veiler, però non ne ho la disponibilità attuale, quindi gioco Veiler per in realtà.
Non è neanche male. Passando alle magie di Archetype, gioco 4 magie. 3 packs. Adda, Exosister da mazzo, fa di tutto. E la carta motore di mazzo. Questa è la carta più forte. E una Caprivan. Ci ho pensato molto se metterla o no. E ho dovuto escludere la magia rapida per mettere questa. Però l'ho preferita perché ci rende anti Nibiru, anti Ash, anti molte entrap che ci fanno davvero tanto male nel mazzo. E quindi è davvero fortissimo. Per il resto delle magie gioco 3 Dark e 1 More, perché in Going Second il mazzo fa davvero schifo a ribaltare board. E poi una carta anche questa molto speziata, 2 giare dell'avarizia, perché ricicla, non è once per turn. E essendo che noi mandiamo tante robe al cimi ma non riusciamo a riciclare di effetto, questa qui è fortissima. Ci ricicla e ci fa pescare 2, assurda. E un call by, classico, perché mi fanno schifo le entrap. 3 Returnia, perché è anche questa la carta più forte, magia trappola di tutto il mazzo, anche di più di Pax, perché è l'unica carta che fa andare il mazzo Goon First davvero davvero forte. È forte contro Terra Alamance, è forte contro Drytron, è forte contro tantissima roba, davvero fortissimo, perché ti dà la disponibilità di fare Xyz, fai quella che dice che non può evocare o attivare effetti cimi e blocchi completamente mazzi come Drytron a volte, oppure contro Terra Alamance. Vadis, solo 2 per, perché molto spesso ci ritroviamo a non doverla tirare, non sempre serve. E 2 imperma per terminare il main, perché è fortissimo ovviamente. 2 magnifiche, è carta per fare OTK, è carta per liberare board, Going First è fortissima. Se riusciamo a entrarci in Going First abbiamo più o meno un controllo abbastanza buono e quindi davvero fondamentale, fortissima. E la maggior parte delle partite si vince solo per questa. 2 Mikalis. Io ho preferito giocare la 2 sia perché avevo la Giara che me la ricicla da cimi, sia perché grazie a Magnifica si riesce a rievocare. E quando la rievochi raramente riescono ad outartela e toglierla da board. Molto spesso resta anche lì, quindi è buono che si giochi anche solo a 2 e usi meno soldi. Diciamo che comunque a 3 si può giocare tranquillamente. Io ho preferito 2. 2 Capital, anche questa è sempre a 2, 3 esagerato. Adda mostro, quando brichiamo facciamo normal uno, special un altro, facciamo lei, ci addiamo Marta, quindi è fortissima. Una Zofiel e una Gibrain. Questa è forte contro Terra Alamance e questa in generale è fortina, ma non la tiri spesso. Io mi capita di tirarla soltanto in matchup contro mazzi che soffrono davvero tanto di negate, se no non è utile. Uno Zeus, non capita spessissimo diciamo di tirarlo, ma quando lo tiri è davvero forte e il mazzo ha bisogno di un grossone, perché se no non riesce a utare certe cose, è davvero difficile. Un Magushka, perché quando si bricca è forte. Abyss Dweller, si potrebbe anche sostituire giocando due Azophiel, perché fanno la stessa cosa, però non è male. Un'Utopia, classico, e un Lightning, perché Lightning serve per outare mostroni giganormici. Target del Magistus, della fiamma, sono solo 2. Sono abbastanza scelta in realtà, a parte questo. Questo qui ho scelto di metterlo perché mi piaceva più che altro. Questo è molto forte perché quando si va a perdere tanto 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 risorse a cimi, e se non trovi Giara, ho messo Giara proprio per questo, perché a volte si finiscono risorse, questa qua riadda e far ripartire tutte le combo, e quindi non è male. Poi equipandola può levare skill drain e altra roba fastidiosa, magie e trappole, quindi è forte. Serve perché lo vai a mettere in difesa, è difficile che si vada a togliere subito. Quindi questo è tutto per la lista di Exosister. Io ti ringrazio e ci becchiamo in prossimi video del canale. Ciao ciao, ciao.